Mi chiamo Paolo Cherubini e lavoro al VSL con grande gioia e passione da tanti anni, ben quasi 30 anni, e mi occupo di anelli annuali degli alberi, ovvero vado a contare quelle cerchie e analizzare le caratteristiche fisiche e chimiche delle cerchie degli alberi in modo da poter ricostruire l'ambiente nel quale sono cresciuti gli alberi nel passato. Ho un'amica violinista che si occupa di vecchi Stradivari. Tu puoi sapere quanti anni ha un violino? No, ho appena mandato un lavoro a una rivista prestigiosa proprio sulle possibilità di datare strumenti musicali usando la dendrocronologia, usando lo studio degli anelli, e quello che può fare la dendrocronologia è individuare l'ultimo anello del legno utilizzato per costruire il violino, e quindi può trovare il terminus post quem, ovvero l'anno prima del quale certamente il violino non era stato costruito, ma senz'altro è stato costruito dopo. Però non può individuare la data davvero di costruzione del violino, perché questa può essere avvenuta qualche anno dopo, tenendo conto che il legno viene stagionato, tenendo conto che nel costruire il violino una parte di legno magari viene eliminata, quindi va dopo. Però se un violino viene attribuito a Stradivari e sappiamo che Stradivari è morto nel 1736, non è possibile che sia stato lui a costruire il violino se l'ultimo anello è successivo all'anno della sua morte. Quindi se siamo riusciti a individuare vari frodi nel campo dell'arte del violino.